Il sole, che tramontava dalla parte opposta all'est, offriva uno spettacolo grandioso. I raggi di luce gettati dall'arancia calante attraversavano milioni di molecole di gas tossici che si levavano ipnotici da ciminiere di fabbriche della periferia esterna. In imbostrati artificiali venivano colpiti dalla luce stanca di una stella malata e riflettevano l'opaco splendore di un tempo, irradiando la città con dei colori che toccavano tutte le sfumature del rosso. Tirò l'ultima boccata di fumo, poi, gettando via la sigaretta, volse lo sguardo verso il vecchio centro, ormai in rovina. La tosse lo stava sfiancando, ma non era certo un buon motivo per fermarsi. Aveva un assassino da catturare e non si sarebbe arreso davanti a niente. Aprì il portafogli e controllò nome e foto dell'indagato. L'avrebbe portata sempre con sé, fino al giorno in cui non l'avesse preso. Era giunto davanti ad una clinica della vecchia periferia. Il posto era molto rinomato, ma stranamente lui non ricordava di averne mai sentito parlare. Si trattava di un luogo assai originale, per non dire unico. In questa sorta di ospedale, con bottega di informatica pirata annessa, si cancellavano i ricordi. Il palazzo dove la clinica aveva sede era un misto di antica architettura e moderne figure, che dava all'edificio un tono magnificamente oscuro. Il medico che lo accolse era uno dei padri fondatori. Spiegò per filo e per segno come funzionava il macchinario. Il paziente che voleva cancellare il ricordo doveva innanzitutto sdraiarsi sul lettino, poi veniva preparato dagli inservienti e gli veniva applicata intorno alla testa un'aureola con due elettrodi posti sulle tempie. Il computer veniva connesso e mentre il paziente pensava intensamente a quel ricordo, la macchina lo avrebbe copiato sul proprio disco fisso. Fin qui, tutto bene. Ora il ricordo doveva essere rimosso dal cervello ed era lì che stava l'intoppo. Il medico prometteva pratica indolore. Lui non ci credeva più di tanto. Ne aveva visti di esperimenti simili laggiù. Poteva rimanere traccia dei ricordi nei pazienti? Di sicuro nel cervello restava un numero identificativo, ma il ricordo non sarebbe più tornato ad uno stato cosciente. Gli unici effetti collaterali che avevano verificato erano déjà vu, sogni che sembravano reali, numeri identificativi che ritornavano alla memoria in momenti casuali della vita dei pazienti, ma i ricordi cancellati non sarebbero più tornati. L'unico modo per rivedere un ricordo era collegarsi alla postazione e cercare nel proprio cervello un identificativo corrispondente. Dopo quell'ultima spiegazione, la curiosità era troppa. Prese coraggio e chiese se lui stesso fosse mai passato per quei macchinari. Il dottore sorrise. Di lì passava tanta gente e lui lavorava pochi giorni a settimana. Scese le scale con in corpo un misto di rabbia e frustrazione. Quella notte fece terribili incubi. Era legato mani e piedi ad uno di quei lettini da clinica, ma non si trovava lì dentro, bensì nei sotterranei del ministero. La paura era tanta, ma questa si affievoliva quando tra gli astanti notava il volto di lei. L'aveva talmente tanto amata che non ricordava nemmeno il motivo per cui l'avesse lasciata. Si svegliò nel bel mezzo della notte con un chiodo fisso.
doveva tornare là. Più la strada tra lui e la clinica diminuiva, più avvertiva una sorta di déjà vu. La sensazione che provava ora era ben diversa da quella iniziale. Oramai si era convinto di aver cancellato un suo ricordo. L'uomo che stringeva tra le braccia la donna che amava era a lui sconosciuto, ma di sicuro il suo volto stavolta non se lo sarebbe più dimenticato. Il ricordo era doloroso, questo è certo, ma in maniera minore dell'altra volta. Il medico aveva ragione, le sensazioni provate erano diverse. Dopo un'ora di ricerche, vennero fuori 8 identificativi. Non poteva vedere i ricordi cancellati dalla mente dell'indagato, ma era oramai sicuro che quelle fossero le registrazioni degli omicidi. Dalla finestra notò una mezza figura muoversi incerta nella via di fronte a lui. Erano giunti al vecchio centro abbandonato quando commise l'errore di farsi sentire. Il colpo di tosse venne fuori scaturito dal suo polmone malato, tanto forte che non poté trattenerlo. Come una preda braccata dal suo cacciatore, il sospettato si accorse che qualcuno lo seguiva. La respirazione si faceva sempre più faticosa, ma non poteva fermarsi. Oramai era giunto talmente tanto vicino che poteva quasi toccarlo. Con una gamba colpita pregava che gli fosse risparmiata la vita. Lui lo guardò fisso negli occhi e gli intimò di confessare tutto. Ma il sospettato non aveva idea di cosa stesse parlando. Non era a conoscenza nemmeno del motivo per cui lo stesse seguendo. Si innervosì a tal punto da piantargli una pallottola nella spalla. Mentre il sangue fuoriusciva copiosamente dalle ferite, tra un grido di dolore e l'altro, l'uomo gli intimava di guardare nelle sue tasche. Solo in quel modo avrebbe capito. Venne fuori che era un inserviente della clinica dei ricordi, nonché pirata informatico che riusciva a leggere le memorie altrui dal computer centrale. Confessò che lo aveva visto molte volte in passato. Nel blocchetto di appunti che teneva all'interno del taschino della giacca, trovò scritto il proprio nome ed indirizzo. Era strana la situazione che si era venuta a creare. Non riusciva a capire il senso di tutto ciò. Quando l'uomo iniziò a spiegare, tutto divenne più chiaro. Ogni numero corrispondeva ad un ricordo cancellato, ogni ricordo ad un omicidio. Era lui l'assassino. Lo era sempre stato. Aveva sempre e solo cercato se stesso. Con l'ultimo fiato che aveva in gola, l'uomo spiegò tutto. Il primo ad essere ucciso era stato l'amante di sua moglie. Poi molti altri, più o meno collegati. Sentì correre un brivido lungo la schiena. Se qualcuno fosse venuto a saperlo, lo avrebbero certamente spedito nei sotterranei. Non voleva fare quella fine. Era il suo più grande incubo. Il moribondo
Osservando lo sguardo terrorizzato del suo assassino, sorrise. «Anche altri sanno», disse sommessamente. Dal piccolo blocco segnò il nome e l'indirizzo di un altro hacker. Lo trascrisse sul suo taccuino come ricercato e annotò il vecchio accusato come vittima. Sarebbe andato alla clinica per cancellare il ricordo di quella notte. Ricominciare il ciclo. Era l'unico modo per salvarsi la vita. L'unico modo per evitare i sotterranei. Il killer aveva colpito anche quella sera. E a lui era sfuggito di nuovo. Il sole, che tramontava dalla parte opposta all'est, offriva uno spettacolo grandioso. I raggi di luce gettati dall'arancia calante attraversavano milioni di molecole di gas tossici che si levavano ipnotici da ciminiere di fabbriche della periferia esterna. In imbostrati artificiali venivano colpiti dalla luce stanca di una stella malata e riflettevano l'opaco splendore di un tempo, irradiando la città con dei colori che toccavano tutte le sfumature del rosso. Tirò l'ultima boccata di fumo, poi, gettando via la sigaretta, volse lo sguardo verso il vecchio centro, ormai in rovina. La tosse lo stava sfiancando, ma non era certo un buon motivo per fermarsi. Aveva un assassino da catturare e non si sarebbe arreso davanti a niente. Aprì il portafogli e controllò nome e foto dell'indagato. L'avrebbe portata sempre con sé, fino al giorno in cui non l'avesse preso.